infatti. Ti chiedo scusa. Guarda, ci mettiamo qui. Come siamo? Ci mettiamo? Possiamo anche stare qua. E allora siete, vuoi sedere. Perché lui vuole star vicino, no, no, vuole stare da cantiere. No, ma sai, no, sai, ma sai che cosa ho notato? Una cosa che ho visto proprio. Sono invecchiato tanto, no, la barba bianca. È bellissima questa cosa del bicolor. Grazie. Ti prego. No, perché sembra che sorride doppiamente. È vero, perché io di mio l'avrei nera la barba, invece la faccio apposta bianca. Perché sei in debito di saliva, dici. Ma è vero, sembra che abbia quei cosi del dentista. Facciamo sedere Michelle. Ecco. Sì, io ti siedo vicino. Vai, allora, Michelle, io per me tu sei un mito, perché sì. Avendo appena partorito e con due figli a casa, dovresti avere i capelli scotti, un po' di pancia, no. Le tette che fanno the birding. Invece sei perfetta, sembrano due campane della cattedrale di Friburgo. Due golden bars. Pensa che lei è così. Ma è vero. No, ma io ti ringrazio, però diciamoci la verità, è tutto merito della Giseno, perché. E vabbè, ma allora la pelle di pesca, noce, tra l'altro senza peli, buchi di cellulite ne abbiamo, come il formaggio svizzero. No, non ce l'abbiamo. Io ci ho messo 4 mesi a farmi passare l'influenza, lei nel frattempo ha fatto 2 figli. Ma si può? Michelle, aspettatemi qua. Dove vai? Vengo subito. E noi nel frattempo chiediamoci, dimmi. Ma questo sangue bergamasco del tuo ragazzo, no, guarda, com'è? No, devo dire che è valido, perché lui quando gioca a freccette. Ah, colpisce l'obiettivo. Colpisce. Perché no. Noi qua per abbiamo te, solo un ecco, sangue. Ecco, qua, ecco, no, per no, lui. Perché, no, per me. Ah, grazie. Ah, no, prima volta questa storia. Perché lui ha il sangue gelido dei nostri marini. Senti, volevo solo sapere. Ma è giusto. Dai, condividiamo. Ma lascia perdere. Stare, non ti preoccupare. È un cretino. Senti, volevo chiederti se volevi fare la fine del ministro del Rio. Cioè? Che ha tanti figli, ha 9 figli. No, 9 ne ha. Sì. Uno più dei Bradford. O se vuoi andare anche tu a Sanremo con la famiglia Anania. Lei c'è già andata a presentarlo. Guarda, se avessi più tempo ne farei a iosa. Io invece ti chiedo a nome dell'Italia, sì, il prossimo parto, sì, di farlo in diretta. Sì, certo. Okay. Immagino. Sì, se non vuoi farlo meglio, se te lo fai in Rai, lo fai a Sky, okay. Un Zicker Got Talent, che così ti seguiamo fino alla fine. Michelle Unziker.